Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Perché si dovrebbe voler sprintare? Ma ad esempio ovviamente per vincere una volata, oppure per staccare i propri amici o compagni di squadra, oppure ancora per arrivare per primi al bar, o semplicemente perché andare veloci è una delle cose più emozionanti che si possono fare in bicicletta. Oggi vi daremo 5 consigli per sprintare come un pro. Per prima cosa partiamo dal rapporto, non fate come i professionisti che buttano giù l'11 a prescindere. Se usiamo un rapporto troppo duro non riusciremo a raggiungere la cadenza alla quale esprimiamo la massima potenza. Viceversa, se usiamo un rapporto troppo leggero non riusciremo a fare velocità. Quindi bisogna trovare il rapporto ideale in base alla situazione di corsa, quindi alla pendenza della volata, al fatto che ci siano curve o meno, al fatto che possiamo usare la scia degli avversari, ma soprattutto alla condizione delle nostre gambe. Scegliere la giusta distanza è un'altra cosa molto importante da considerare. Sappiate che abbiamo soltanto 8-10 secondi di durata del creatin fosfato prima di piantarci, comunque diminuire il wattaggio massimo che possiamo sostenere. Attenzione però, ci sono dei ciclisti, soprattutto i passisti veloci come Colbrelli o Christoph, che sono in grado di sprintare anche per 15 o addirittura 20 secondi facendo volate di 300 metri, quindi se aspetteremo troppo a partire potremmo essere anticipati da corridori che riescono a tenere volate più lunghe. L'importante quindi è conoscersi bene e sapere quanto lungo si può sprintare prima di calare. Non c'è dubbio che sprintare sui pedali ci permette di esprimere più potenza, però se partiamo troppo lunghi e ci accorgiamo che stiamo per finire le energie prima dell'arrivo, è meglio sedersi e conservare quel poco che rimane per non piantarsi completamente. Detto questo, stare in piedi sui pedali potrebbe essere controproducente per via del fattore aerodinamico, che è importantissimo quando si va a velocità molto alta, 60-70 all'ora. Corridori come Cavendish e Caleb Ewan insegnano che l'aerodinamica a questa velocità è importantissima. Infatti, mentre una volta si sprintava così, adesso con loro a vento si sprinta molto più bassi davanti, cercando, oltre alla spinta sui pedali, anche la massima aerodinamica possibile. Sprintare non è solo una questione di quanta forza siano le gambe, ma di come si riescono a contrarre e rilasciare le catene cinetiche. Infatti per una gamba che spinge c'è un braccio che tira e in mezzo c'è il core, che deve riuscire a trasferire tutta questa forza tra i quattro arti. Se volete vedere qualche video su come allenare il core e migliorare questa qualità, date un occhio a questo video. Come per tutte le cose bisogna fare tanta pratica. Ecco quindi un allenamento che potrebbe aiutarvi a migliorare nelle volate. Si tratta di 3 sprint massimali di 10 secondi in pianura con recupero di 2 minuti. Il primo partendo da fermo, il secondo partendo da 25 km/h, il terzo partendo da 40 km/h. Si può ripetere questa tripletta da 2 a 6 volte con recupero completo tra una serie e l'altra. Questi erano 5 consigli per aiutarvi a sprintare meglio. Se ne avete altri, perché non lo scrivete qui sotto nei commenti? Fateci sapere magari anche la vostra potenza massima in volata. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, come sempre lasciateci un bel like. Qui potete vedere un altro video, qui invece potete dare un occhio allo shopping online. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!